Io sono con l'amministratore unico della Friul Energie che ha fatto del pellet la sua ragione di vita. E che cosa oggi deve avere il pellet, questa materia prima per la combustione, per far sì che l'impianto funzioni perfettamente e per essere determinato un materiale di grande qualità? Un fattore importantissimo è il posizionamento territoriale, nel senso che noi siamo posizionati in Friuli Venezia Giulia, quindi siamo ai confini con la Slovenia, quindi abbiamo la possibilità di avere qualità di legname assolutamente di prima classe. E questa scelta è determinante per noi, perché la nostra missione aziendale è quella di dare un pellet prodotto in Italia con manodopera italiana di assoluta qualità. Qualità vuol dire assolutamente tracciare dall'inizio l'intera filiera. Vuol dire conoscere palmo a palmo i fornitori, cioè conoscerli tutti uno a uno, tracciarli e selezionarli fondamentalmente. Noi siamo tra pochi produttori che possono avere una certificazione tipo M Plus A1 e A2. Questa certificazione determina semplicemente delle caratteristiche del pellet che sono differenti, ma però con una qualità assolutamente elevata. La nostra azienda punta essenzialmente su e solo ed esclusivamente a fare pellet di qualità e prodotti in Italia. La nostra azienda è a disposizione dei clienti, dei fornitori, per verificare tutto il processo produttivo. Abbiamo un laboratorio interno che ci consente di valutare tutti i parametri di caratteristiche, quindi possiamo valutare la durabilità, possiamo controllare le ceneri, le polveri. Sulle ceneri è un nostro orgoglio e un vanto aver acquisito una macchina, un forno a muffola che ci permette di controllare per ogni turno i valori di ceneri. Non è una cosa obbligatoria, non è una cosa che fanno tutti, noi invece ci facciamo un obbligo di fare questo, perché in qualunque momento, qualunque cliente ci possa chiedere informazioni, dati, valori di quel singolo bancale che lui ha in casa, che ha acquistato, grazie a un'etichetta che applichiamo su ogni bancale riusciamo a rispondere esattamente sul giorno di produzione, sul turno di produzione e sul capoturno che l'ha prodotto. Da questi dati possiamo risalire alle partite di legname che abbiamo utilizzato per produrre questo pellet. Oggi da 1 milione di sacchi di pellet è riuscita a raggiungere nell'anno 2013 i 2 milioni di sacchi. Sì, diciamo che curando estremamente la qualità, la puntualità delle consegne, questo ci ha permesso di affrontare mercati come la GDO, la grande distribuzione organizzata, e quindi possiamo essere orgogliosi di avere clienti come la Coop Italia, la Conad, l'Eurospin. Previsioni future? Ma il futuro nostro è quello di consolidare la nostra posizione sicuramente, di guadagnare se possibile altre posizioni di mercato, a passi equilibrati direi, perché il mondo del pellet è un mondo molto complicato, è un mondo molto veloce dal punto di vista economico e finanziario. Certo, puntiamo ad aumentare ancora la nostra produttività, questo è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Uno slogan che possa incentivare a credere nel pellet italiano made in Italy di Friul Energie, quale potrebbe essere? Io direi semplicemente: fidatevi di un'azienda italiana, fidatevi di tre fratelli italiani che ci stanno mettendo tantissimo impegno e che hanno certamente la volontà di fare un prodotto preciso, puntuale, di qualità e di mantenere la parola data. www.friul-energie.com